Guatta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, siamo prontissimi a continuare. Il nostro attuale obiettivo è quello di darcela gambe dall'ospedale. Andiamo. Perfetto, ragazzi, okay. Eccoci qua. Time to clear off now. Esatto. This whole hospital is so quiet. Buono, so don't make no? any noise. Find a way to get the hell out of okay, here. Ok, perfetto. L'importante quindi principalmente, ragazzi, è non fare rumore, ma suppongo che vorremmo vestirci, no? Cioè, non lo so. Maybe I could rig a decoy Sean in the bed. Davvero? Facciamolo, che te devo dire? Mi sembra un po' assurdo, cioè, sapete, non i quei vecchi tipo trucchetti che si usavano, no? Di mettere i cuscini sotto le coperte per far finta che ci sia davvero la persona interessata. Cioè, mi sembra un po' assurdo, però. Vabbè, dai. Diciamone sì, se tu riesci a fare una forma che sembri abbastanza umana, Sean, buon per te. Confidiamo nelle tue doti artistiche? That looks so fake. Allora, vedi, che avevo ragione, avevo ragione. Accidenti, anche perché dovresti coprirti così? Dico io, no? Vabbè, fatto sta che io speravo che avessimo dei vestiti, sinceramente, ma a quanto pare non è così. Can I have some privacy, please? Sì, certo, chiuderla adesso ha molto senso. Però fa niente, fa niente, fa niente. C'è qualcosa nel bagno che ci può servire? Cioè davvero volete che noi ce la diamo a gambe così? Veramente? Controlla. Perché? Yeah. That metal bar isn't going anywhere. Ma che cosa mi rappresenta? Cioè che senso ha? Che non significa niente. Vabbè, in ogni caso spegniamo, non lasciamo tracce. Direi che possiamo andare, ragazzi, visto che... Walk out. Fosse così semplice. My backpack has gotta be somewhere around here. Ah, ok, lo dobbiamo andare a prendere lo zaino, d'accordo. They've been working on these rooms forever. So fucking loud. Sweet dreams. Ok, ma my sta friend. Dormendo. Maybe I can trick him. Say I need an aspirin or something. Non lo so, non è detto che stia dormendo, probabilmente sì, possiamo chiedergli di andare da un'altra parte, però, cioè, sarebbe così stupido davvero, cioè, non lo so, vabbè, proviamo. Hey, sir, hello. Jesus, can't even take a nap, okay? Forse non avrei dovuto, vabbè, stavo... No, head hurts, I need aspirin. That's a sad story, but I'm not a pharmacy, ecco qua. Kid. Perfetto. I could trick him into coming in here and then... E poi che? Knock him out. Che gli fai? Ma stiamo scherzando. Aspettate, non è che bisognava controllare le maniglie del cesso per avere un'arma contundente con cui stenderlo, no? Perché io ne ho controllata soltanto una. Potrebbe essere. This one isn't screwed in. Ecco, vedi? I could pull it off, but... It's gonna be loud. E allora qual è la soluzione? Accidenti! Non è che abbiamo molte alternative. Sì, sì, guarda, sicuramente semplicissimo. Il nostro obiettivo iniziale e principale era quello di non fare rumore. Adesso dobbiamo strappare una cosa dal muro, vabbè. Diciamole sì. Let's do it. Va bene. Proviamoci. Hey. Ecco qua. What the hell are you doing in there? Oh merda. Caspita. Bisogna dove l'hai messo? Dove l'hai messa la maniglia? No, dimmi sul serio. Dove? Quando avevi lo zaino poteva essere avere un senso, ma adesso non ce l'ha. Va bene, mi sa che è l'unica opzione possibile. Hey, hello. I need help. Please. What? What's the matter, kid? Huh? My head.
It's killing me. I need help. Hold on. Non è che chiama l'infermiera, no? You're gonna need help if you're fucking with me. Oh. Io non so se... Sì. Non so, avremmo potuto fare in qualche altro modo? Bella domanda. Era l'unico modo per affrontare la questione? E chi lo sa? Ah, ok, ecco qua. Trovati i vestiti, zozzi e luridi come ce li hanno tolti. Lo zaino. Ecco qua. Semplicissimo, strappa la maniglia dal bagno, tirala in testa alla guardia che ti dovrebbe sorvegliare, prendi lo zaino senza che ci sia alcuna persona in giro che possa vederti e datte la gambe dalle impalcature. That's... così semplice. That's Finn. No way. What is he doing here? No, no, lascia perdere, va. Che già ci ha creato abbastanza casini. Non voglio più avere a che fare niente con quel tipo, va bene? Oh. Lo odiavo, già lo odiavo, mi stava sulle palle. Adesso dovrei pure cercare di svegliarlo così che magari ci mette nella merda. No, grazie. Chi è che oggigiorno lascia una macchina aperta? Dai. Potrebbe anche essere una persona che ha talmente fiducia nel prossimo che dice non c'è pericolo che qualche ragazzino di origini messicane o quello che è, o qualsiasi persona cerchi di rubarmelo. Possibile, lascio la macchina aperta così che... ecco qua. Talmente tanta fiducia nell'essere umano che ha lasciato la macchina aperta. D'accordo. Ovviamente figlio di un meccanico sa benissimo come farla partire senza bisogno delle chiavi. Questo ci potrebbe pure stare, dai. Eccolo là. Facilissimo! Come andare in concessionario e prendersi l'auto nuova. Pensate al poveretto che domattina non ritroverà più la sua auto lì. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao Sacred Hope Hospital! Ciao! Mai fuga fu più semplice di questa. Di una semplicità direi disarmante ragazzi, quasi imbarazzante. Diciamo pure di sì, non ci abbiamo problema noi. Oddio Gesù. Oh. Oh. Guarda dove vai, per l'amore di Dio, fermati, che i colpi di sonno sono una cosa micidiale, eh. Lo so che ha fretta di andare, però... cioè, rischiare di ammazzarsi non ha senso comunque. Quante ore sono che sta guidando, Madonna.
Che culo che la macchina ne aveva di benzina, eh. Ed eccolo là. Faith. Benissimo, io penso sempre a Daniel, ragazzi, ancora, eh. Mi chiedo chissà che fine ha fatto, chissà come sta, ah, chissà se qualcun altro ha scoperto il suo potere, boh, chissà se si è cacciato nei guai. Non so, il pensiero è abbastanza fisso, quindi immaginate il pensiero di Sean. Mi chiedo come farà a disinfettarsi l'occhio e tutto il resto, come aveva detto Joy di fare, non avendo un bagno, uno specchio. Oddio, lo specchio nella macchina c'è, però cioè, bisogna avere le mani pulite, capite? Vabbè, non è che questo è il problema dell'anno, però se non si disinfetta bene, ragazzi, una ferita è pericoloso. Guess this is my room for the night. Ok, perfetto. Vediamo un attimo infatti l'indicatore di carburante, che è la cosa che mi preoccupa di più. Chi? My eyes itchy. Aha, vedete ragazzi? Should probably clean it before I doze. Vedete? Che cosa stavo appena dicendo un attimo fa? Incredibile. Shit. It will never hold until Haven Point. Ecco qua, infatti. Cioè, la benzina purtroppo non dura per sempre. Accidenti, il mio pessimismo deve sempre precedermi, caspiterina. Ah. What a mess. Florida's can now add Grand Theft Auto to my file. Infatti, mi stavo a dire, macchiamoci di altri reati, tanto ormai. Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. Che culo, davvero un grandissimo sedere. Okay. Haven Point is straight ahead. Okay. Just a few more hours drive. Non manca tanto, cioè hai fatto la maggior parte del percorso, ragazzi. Guardate dove siamo arrivati, che spiterina. Ok. Zaino, cosa della proprietaria? She seems nice. Sorry I stole your car, guys. Certo. Shit. Guess perché? I fucked up her day pretty bad. Oh, perché? Visita in ospedale, pranzo con il mio bel maritino. Turno di notte. Sarà felicissima, guarda. Davvero. Oh, come on. Te lo sei portato appresso? Did you interview everyone in the ah, hospital? Ok, quindi what? Magari... Ah, turno di notte, sarà stata tipo un'infermiera, insomma. Va bene, apriamo lo zaino, va. Cerchiamo le cose per pulirci st'occhio prima che diventi un pus assoluto. Perfetto, hai le mani pulite, Sean. Ne dubito, però. Tanto ormai... I don't even know how long I should keep on using this for. Non lo so. Cioè, se è una ferita così importante come quella di un occhio, non lo so. Cioè, di solito le ferite, ragazzi, devono disinfettare, penso, almeno una decina di giorni, se non sbaglio. Però sta cosa è successa 2 mesi fa e lui se la stava ancora medicando, ragazzi. Shit. Quindi immaginiamo che... Don't know how long I've been on the road. Tanto, tanto. Però intanto puliamoci l'occhiettino, va? All right. Careful. Piano, eh? Non ce lo fate vedere, per favore. Man.
I should have listened to Joey. Ecco. This is a mess. Benissimo. Non ci abbiamo manco una benda, quindi no, suppongo proprio di no. A posto, fantastico. Perché dovrei prenderlo? Che? Ah, si è rimessa quella sporca? Davvero si è rimessa la benda sporca? Evviva l'igiene! Yuppidu! Allora, dormiamo ragazzi, non abbiamo altro da fare. Spero che, insomma, stare qua fermi non comporti qualche problema. Mi auguro di no. Non è reclinabile il sedile, non puoi allungarlo un po'. Anche a dormire seduti, ragazzi, è una delle cose più scomode proprio di sto mondo. Ok, siamo di nuovo in viaggio. Il carburante suppongo che non durerà ancora. No, non è la nostra macchina questa. Oh sì. Ah, ok. Sembrava un'altra auto. Infatti non è la stessa auto. What? Ah. Still with me, Sean? Yeah. Just zoning out. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got four hot wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Grazie. Thanks. I appreciate that. Oh, thanks for your patience, Mr. Millennial. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Way too long. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? tutto okay. You know. Going okay. I guess. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. Un po' mi manca. It's just, I don't get to see her too much. Kinda miss her. Oh, you're hooked, my son. Don't worry. This is how it goes. Ah. Could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Nah. He's an angel. We went to the swimming pool, and now we're making popcorn for movie night. Yes! It's so cool. Hey, Sean. Don't crash the car. He's driving real slow and safe. Like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean, Jen told me to say hi. Girl cannot wait to see you again. Jen says hi. Sounds pretty good, Sean. You think? Maybe. Seriously, though, how are you really doing? Mi manchi. It's stupid, but I miss you. I miss you too, my son. But this is all part of growing up. I know. I don't like it. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God. I love you, Dad.
Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way... Hey, wake up! Huh? Huh? What? Yeah, what the fuck are you doing on ecco our property? Qua, vedi? Avevo detto, cavolo. Avevo detto. Man, I crashed hard. Oh yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? A fucking kid. Get out. Me ne sto andando? Non credo Look, servirà, ma... I'm leaving, okay? No you ain't. Step out or I'll call the cops. Ma perché? You don't want that boy. Madonna mia, lo sapevo. Okay, okay. I'm coming. Hold on. Ma perché io c'ho sempre la sensazione... Good. Cioè, now la... See you. La palla di cristallo per gli eventi brutti. Dovevo riposare, amico. I... drove for so long, I had to pull over to get some rest, you know? I swear, I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't ecco. You see it? Mi sa proprio I no. Was too exhausted. I guess I missed it. Uh-oh. He's just a kid and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? Che te frega? È stato un incidente? Che te ne importa? I got into an accident. Oh yeah? Uh-huh. Move it. Ma perché? Ma che cavolo? Ecco, mo vede che ho rubato l'auto. Please, I just want to go. Oh, what's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh yeah, did you steal them? Ma che like this car? Ecco. Ho perso le chiavi. Well, I lost my keys and my friend helped me start it. You mean you hotwired it? Holy cow, fucking car thief ecco too. Qua. Take his backpack. Dude, come perché? On. Perché? Oh! Get it! Let's see what he's holding. Ma cosa vuoi? Ma perché? Perché sta accanimento, cavolo? Lo so perché, però, cioè, caspita! Oh, sono cose private! So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother! Leave it alone! No, non fare niente è un cazzo! Cioè, mo scusa! Che vuol di sta cosa? Che mi rappresenta? Whoa! You did not! That's it, boy! Oh! Get up! Up! Questo figlio di una grandissima... Okay, Chad. We fucked with him. Let him go. He's got nothing. Hey. Hold on a sec, Mike. You speak Spanish, Pedro? Huh? What? What? Hablas español. Chad. Meglio di te, stronzo. How do you say, I'm a dirty thief? Non farlo. Don't do this. Oh, you don't want to share your language? Okay. Maybe you know this one. I'm a dirty thief with one eye. Ma che cazzo di atteggiamento è? Glielo vorrei dire. Cazzarola! Fatemi un attimo di tempo! Someday, right? Sì, signor? So, one more lesson. How do you say, this is not my country? Ecco qua. Fanculo. Fuck off. This is my country. Hoo-wee! Did you hear that? Ma magari te piglia un fulmine, pezzo di merda! It's gonna rain. Let's go before we get soaked. No, we took the country back. Ma che ca... Hold on. This little thief is fucking with me. You're really pissing me ah, off, sì? You know that? But ah, sì, I'm willing to give you te? One last chance to make things right. Sing something. What? Anche just no. Pass the audition. Ma vaffanculo! We'll be very upset if you refuse. No, no!
No, mi rifiuto, non esiste. No. Really? Okay. I warned you, boy. Stop it, Chad! Oh, ma perché, cazzarola? Holy cow! What are you doing? Listen, you little beaner. Get your shit and go. Now! Look, just drive straight and you'll hit the highway. Forget this happened, man, okay? Eh sì, certo. M'ha pestato, chissà per quale assurdo motivo, me ne devo pure dimenticare. Figlio di una grandissima mignotta. Ah, quello che ci mancava, cazzarola. Quando arrivano le sfighe, non arriva mai una da sola, per la miseria. So the Wolf brothers were split apart. The oldest wolf was badly hurt, but nothing could stop the wolf from following his brother's tracks. Mamma mia, piedi. Mamma mia. Minchia, ragazzi, fa una tenerezza a sto ragazzo in sto momento. Mi dispiace, Sean. Mamma mia. Poi col sudore e tutto, ragazzi, la ferita. Uff. Dio okay. Mio, ragazzi. Still a few hours away from Haven Point. Almost there. A solo qualche ora, intendi a piedi o in macchina? Perché cambiano i punti di vista. Oddio, ragazzi, che cosa brutta che ci hanno fatto vivere poco fa. Voi sapete benissimo, ragazzi, come vivo io la questione delle ingiustizie. Shit, I need a break. Might be some shade at the next billboard. Vediamo se ce la facciamo. Chissà, fini che non ha manco acqua. Cioè, non... cioè, così, in questo stato, vivo fino a Haven Point non ci arrivi, caro. Mi dispiace dirtelo così, ma penso sia proprio una questione fisica e materiale e biologica, capisci? Vediamo. Comunque, il paesaggio è fatto benissimo, ragazzi, eh? Figata assurda. Davvero molto molto bello, devo dire. Cioè, lo devo far pure camminare un po' più velocemente, sto poveretto. Già se sta sfiatà, mannaggia santa. Ombra, ombra, sembra un sogno. Yes. Eccoci qua. Ci siamo, Sean, ci siamo. Oddio. Oh. Oh, man. My feet are killing me. Feels like hiking in hell. Caspiterina, beviamo un po'. Shit. Assolutamente, se abbiamo my dell'acqua. Throat feels like sand. Sì, probabilmente c'era la sabbia in gola. Vedete che c'è sabbia, ragazzi. Il vento solleva sabbia e uno se la respira. Mi pare ovvio. Mamma mia. Disegnare. Never drew a desert before. Mm. Huh. It's so empty and quiet.
Ok. Vediamo. Ok. Just draw now. Don't think about anything else. Esatto. Ok. Da 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 da. Oh. Ah, ok. Qua. Qua sopra. Can't see much depth anymore. I need to observe even more. Caro mio Sean. Mi dispiace così tanto. This place is so empty. At least I won't mess up perspective for once. I guess that's an okay start. But I can keep going. Sì, dai. Ma che bello. Così bravo. Ok, ci siamo. Dai. Guess I could spice things up a bit. Disegna l'inferno. Cioè, ragazzi. I could try adding details. Certo che puoi, certo. Focus a bit more. Ok. Tac. Ok. Ovviamente. Man. My eye always starts hurting when I focus for too long. Che facciamo? Oddio, lo devo già far alzare. Sto poveraccio è stanco come la merda. Vabbè. Cioè, immaginiamoci, ragazzi, che situazione di proprio. Daniel better be okay. Feels like I haven't seen him in years. Of course I miss everything about him. Oh. Even his whining. Yeah, you couldn't wait to get out on your own. Now you are. And it sucks. Eh già. È vero che uno capisce il valore di una cosa. Perché uno deve capire il valore di una persona o di una cosa soltanto una volta che lo perde? La perde quello che è. Oh, shit, there's a truck coming. Dove? Oh, amico, amico, ti prego, fermati. Ti prego, fermati, ti prego. Ti prego. Whoa. Ti prego. Is he honking at me? Ah, sì. He's stopping. Oddio. Okay, be cool. Just see what he wants. Speriamo che sia non sia uno stronzo come quello che abbiamo incontrato la notte scorsa. Oddio, speriamo. A questo punto, ragazzi, non mi fido più di nessuno. Right. Oddio, speriamo in bene. Ormai ho paura di qualsiasi cosa. E là, amico. Oddio. Hey, need a lift? Magari. It's too damn hot to be walking. Davvero? Ah! Oh, quando già hai un dubbio e poi ti mettono di fronte a una decisione del genere. Come potrei dire di continuare a camminare? Ma come posso essere totalmente fiduciosa e dirgli di salire? Ah, sembra una brava persona, però... Alziamo le mani, diciamo, sembra una brava persona. Dai! Diciamo di salire. Yeah. Thanks. Hold up. Oddio. Spero di non aver fatto una delle peggiori scelte di questo gioco. Speriamo. Ecco, c'è la bandiera americana appesa grossa così.
Jeez. What the hell happened to you? Amigo. Niente. Nothing, just a bad day. Bad week. I see. You're not the only one. No, amigo. No. Hey, Anton. You there? Everything all right? Yeah, what's up? GPS tells me you parked in the middle of nowhere. Just wanted to know what happened. I had to make a shit stop. Over. Too much information, but 10-4. You mean number two. You owe me a beer for that. Over and out. Grazie. Don't freak out. I wouldn't have picked you up if I had cared about that hitchhiking law. Okay. Cool. So, you hungry or what? You look hungry. Grazie, sì. I am. Thank you. As you heard, my name's Anton. It is good, huh? My wife packs the best sandwiches. Messy. Best sandwich ever. Seriously, thanks, sir. Anton. Anton. Right. Oh, che tenero questo signore! Grazie. What's your destination? Haven Point. You've heard of it? Oh yeah. Straight ahead, about an hour. Quanta strada che stiamo risparmiando a piedi, ragazzi. Oh. Take a nap if you want. You don't have to stay awake to be nice. Hey, don't worry, kid. I'm not a fucking weirdo. Just a boring trucker. Scusate se non dico niente, ragazzi, ma sto sempre con le antenne belle dritte perché, cioè, ormai qualsiasi cosa mi puzza e non lo so, sembra una brava persona, ripeto quello che ho detto prima. Ci ha dato pure un panino buonissimo, ok, mi ha appena salvato la partita. Probabilmente abbiamo fatto bene, ragazzi, a salire su questo camion. Vedremo poi come andrà a finire questa questione la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!